E ancora il Movimento 5 Stelle a darci la sua opinione, Carla Ruocco, buongiorno. Allora, niente di cambiato? No, noi abbiamo il nostro candidato che è Imposimato, nome eccellente, che comunque è venuto fuori da una consultazione con i nostri iscritti a valle di un'assemblea in cui ci siamo ampiamente confrontati, quindi andiamo avanti con Imposimato. Mi sembra strano che nella rosa che voi avete proposto non c'era nessuna donna, visto che l'unica presente si era in qualche modo sfilata da sola. Non credete che questo sia strano per il vostro movimento, che ha sempre propugnato invece una parità di accesso alle cariche politiche? Infatti la applica assolutamente. È stato veramente casuale che in quella rosa non ci sia stata presente. Ma la rosa l'avete definita voi parlamentari, quindi casuale mica sì, tanto. Sì, nel corso, casuale nel senso tra i nomi fatti, non è assolutamente collegato al fatto che noi vogliamo tenere le donne in ombra, poi lo dice anche proprio a me che sono in questo caso proprio una rappresentante femminile come tante. Perciò lo chiedo a lei, non avete trovato nessuna potenziale Presidente della Repubblica? Diciamo che i profili che sono venuti fuori sono stati quelli. Sicuramente la rappresentanza femminile è massiccia all'interno del Movimento 5 Stelle e siamo molto presenti, abbiamo molte belle personalità e quindi a parte questa occasione abbiamo e avremo tante altre occasioni di mettere in luce anche l'universo femminile. In una parola, la candidatura Mattarella è possibile che la proporrete alla rete? Guardi, noi per il momento siamo fermi sul nome di Imposimato, come abbiamo condiviso, dicevo, con la rete, e quindi per queste votazioni fino alla quarta sicuramente il nome nostro è convintamente quello eccellente di Ferdinando Imposimato. Dopodiché si vede, vediamo, e siamo anche aperti ed elastici ovviamente, però sempre democratici e comunque a valle di consultazioni. Bene, grazie.